Buongiorno ragazzi e ragazzi, non guardate questo pettinatore che fa un pochettino schifo. Questo video è un video di Natale perché abbiamo deciso di decorare due palline di Natale da mettere poi quando faremo l'albero sull'albero. Allora abbiamo preso la mia palla. Due dei cinesi diversi. Giulia si è presa questa palla di polistirolo da un cinese e io questa palla trasparente da un altro cinese. Poi abbiamo preso la palla glitter che rossa. È mia, sì. E però ce l'ha presa ogni volta che la vuole. La palla glitter. Sì. Giulia, in mezzo. Abbiamo poi preso della roba un po' che avevamo a casa, se ci serve magari. Biadesivo con la stick, forbici, questo mi serve assolutamente. Pennarelli perché ha detto Giulia che gli serviranno e scotch. Allora, partiamo per aprirle. Che ho fatto? No. Eccola qua la mia pallina. La mia si deve montare. Guarda, è molto bella. Allora io comincio già a fare. Aspetta, Giulia, aspetta. No, devi aspettare, Giulia. Io me la tengo qua. Allora, guarda. Ho levato il cordoncino, poi più in là metterò anche il coso per. Certo, il gancetto. Esatto. Anche io, tipo, non ce l'ho, farò un buchino. Questo si deve unire. Sì, ecco qua, dove c'è proprio il segno dove prendere il gancio. Ecco. Così e si è unita, però a me non serve ora unita perché la voglio prima riempire di vatta. Io non avevo vatta, ma avevo questi dischetti di mia mamma che ormai non usa più perché ormai si sono fatti o vatta. Io tipo faccio un po' così perché tipo io faccio non è proprio vatta questa, però se voi avete la vatta normale non fate come me, buttate direttamente dentro. Ma dammi un consiglio da fare. Scrivi Giulia. Ah, è vero, devo scrivere Giulia. Questa è la mia palla. Questa è la scritta, forse non si vede. E adesso andrò a prendere la mia colla e la andrò a mettere. Tipo così. Devo andare bene a fare perché questa è una colla molto grande e se vado fuori. Okay. Io nel frattempo vado a prendere e dai la mia. Vado già sporco. Palla con l'ovatta all'interno. Dai, dimmi come posso fare. Posso fare vedere? Vedi, adesso solo ruminando. Quindi glielo metto un po' nei lati e li unisco insieme, poi gli eccessi li andrò a tagliare. Io devo fare. Allora, io vi spiegherò. Ecco qua, la mia palla è pronta, cioè vedete, è da un trasparente è diventato. Ah, io vi spiegherò cosa farò. Andrò a tamponare con il dischetto che mi hanno dato. Io e mia sorella ogni Natale, prima di Natale, ci facciamo qualcosa per noi, per ricordarci che Babbo Natale conosce i nostri nomi. Ma Babbo Natale se li ricorderà tutti, a me è passato tipo 100 anni qua e poi non si sa che abbiamo fatto le cattive e io sicuro non mi porterà sempre un giocattolo con me, perché io a Natale ho sempre un giocattolo, lei ne ha in più di me. Bugiardo. Ma vero, un fatto ne ha sempre in più di me. Però Babbo Natale ha il pensiero di ne portarti tanto. Io prendo questo, anche se è di adesivo, lungo.
tieni un attimo. Quella si è messa. Grazie, giù, mamma mia. Sì, te la mantengo, aspetta. Dammi, dammi. Aspetta, scusa un attimo. Perché qua, oddio. No, però non tre quadrici, dobbiamo spaccare. Ti prendi questo pezzo. Ok, aspetta. Io ho deciso poi, ora, di mettere questo sconcetto. E col pennarello nero. Là devo venire la mia palla. Scriverti. Lei le sta toccando tutti i peli. Lo so. Ti avevo consigliato una palla migliore, ma... Giulia, questa è bella. È bella, che ti devo dire? È bella, ma... Madonna, mi sto sporcando tutto. Io, semplice lavoro, semplice tutto. Però come adesso un po' di glitter mi hanno sporcato. Allora, quante volte volete prendere, come si chiama sto coso, polisterolo? Vabbè, poi quando si asciugherà gli farò la scritta, assolutamente. E ora vi finisco. Ecco, basta che andate sempre a vedere nelle parti, girate intorno. Picco, 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 picco. A finire di mettere un po' di glitter qua e là. E poi finito qua. Allora, poi andate a fare asciugare per 8. Vabbè, per quanto si deverà asciugare. Ebbene. Guardate che è finita la tua palla. Sì. Ragazzi, bene, no, allora noi ci vediamo tra poco. Perché non ho mai finito la mia pallina? Ok ragazzi, siamo ritornati. Le palline cioè non sono pronte perché si devono asciugare, però ci sono venute, siamo troppo felici. No, è bellissimo. E ragazzi, dite qual è stata la più bella, che è stata la più brava e aspetta, niente, però la faccio vedere da vicino. Penso che Giulia siamo uguali, quindi no, me la più scritta. Non c'è differenza. E questo era il video, spero che sia piaciuto. Se vi piace fare queste cose, basta andare da un cinese e comprare questa e questa. E poi io vatta se volete fare questa, altrimenti polisterolo con un pennarello nero perfettamente bene. E grazie, quindi questo era il video e noi ci vediamo alla prossima. Ciao. Iscrivetevi a Instagram Marghe Giulia Kawaii trattino basso official e su Facebook Marghe Giulia Kawaii Real e ovviamente su YouTube. E quelle che sono Ater, non siete Ater, siete sotto Bater. Ciao, ciao.